Buon pomeriggio, innanzitutto ringrazio il dottor Ottoboni per l'invito. L'argomento che ho portato da raccontarvi oggi prende un pezzettino dell'attività di ricerca che io ho fatto in questi anni sulla rappresentazione del corpo. Ed ero in dubbio un po', infatti ho tardato a mandare le domande CM, no, per il questionario, perché ero in dubbio su cosa presentarvi a seconda di come vedevo un po' il convegno. E ho deciso di presentarvi un pezzettino che parla di rappresentazione del corpo, però da un punto di vista di rappresentazione visiva del corpo. Quando parliamo di schema corporeo abbiamo un sacco di elementi, no? Io ho sentito un pezzettino dell'ultimo intervento della mattina, abbiamo le reazioni somatiche, viscerali sostanzialmente, abbiamo le rappresentazioni che ci fanno capire che noi siamo nel nostro corpo. E questo tipo di rappresentazione è stato un po' quello che è andata più di moda nell'ambito della neuropsicologia, no? Negli ultimi anni, per cui ci sono tutti un sacco di disturbi della rappresentazione del corpo che sono stati studiati e che riguardavano soprattutto il modo in cui noi siamo nel nostro corpo. Perché sicuramente un elemento essenziale della rappresentazione di noi stessi è il nostro corpo, una cosa che ci sembra così spontanea, che però molte volte viene persa nei disturbi psichiatrici, viene persa nei disturbi neurologici, con perdita del senso di appartenenza del proprio corpo, con perdita del senso di agente del nostro corpo. E la mia impressione, no, quando studiavo queste cose, era che il corpo veniva considerato un pochettino come una macchina nell'ambito della neuropsicologia, una macchina per interagire con l'ambiente. In realtà il corpo è un oggetto che è posto nell'ambiente e che è soggetto all'osservazione degli altri così come alla nostra osservazione. E ultimamente il problema negli eating disorder e di altre patologie della rappresentazione visiva del corpo ha portato alla luce l'importanza del corpo come oggetto visivo e della rappresentazione visiva del corpo. E quindi ha collegato tutti gli studi sulla rappresentazione delle facce nel cervello a un nuovo filone che parlava della rappresentazione del corpo nel cervello. Rappresentazione però non come macchina che agisce nell'ambiente, ma come oggetto che è posto nell'ambiente. E sapevamo già che i volti hanno una rappresentazione particolare nel cervello, sia da un punto di vista funzionale, e l'esempio è dato ad esempio dall'inversion effect, dall'effetto di inversione, no? Se voi guardate queste due foto di Berlusconi, ormai è politically correct parlare di Berlusconi, io l'ho usato per 20 anni questa foto qui ed era un pochettino ambigua, adesso finalmente se ne può parlare quasi in modo libero, così era un po' come l'effetto Thatcher, no? Questa qui è l'effetto Thatcher revised. E le due foto non sembrano particolarmente differenti, si vede che c'è qualche differenza, però se noi le giriamo capiamo che sono due rappresentazioni completamente diverse che abbiamo tra queste due. E che differenza c'è tra queste due figure? Avete visto girare esattamente la stessa immagine, non c'è nessun trucco, l'unica differenza è che con le facce capovolte noi non riusciamo ad analizzare la configurazione del volto, ma solo i singoli dettagli. Vediamo che c'è qualcosa di diverso, però non riusciamo a rappresentarci come sono poste tra di loro in relazione le diverse parti del volto. Okay? Nel momento in cui invece vanno nell'orientamento canonico, ne elaboriamo la configurazione. Questa è una cosa che facciamo di pochissimi stimoli, il corpo e il volto, non di altri oggetti. Okay? Anche da un punto di vista neuropsicologico, nonostante ci siano diversi disturbi specifici per categoria, il volto ha una rappresentazione particolare perché c'è una lesione del giro fusiforme alla base del lobo temporale che quando si presenta porta un disturbo specifico per il volto rispetto a tutte le altre categorie del mondo. Quindi vedere una faccia è particolare, anche da un punto di vista neurale. E poi gli studi di neuroimmagine, vedete che in ogni singolo soggetto quasi è possibile individuare un'area che si attiva solo per le facce e per nient'altro. Quindi abbiamo una rappresentazione speciale per il volto. E il corpo?
è stato trascurato, come vi dicevo, il corpo visivo, eppure ci sono dei racconti, no, di crisi, di aure epilettiche, in cui ci sono delle distorsioni delle rappresentazioni visive del corpo, vedo le mie mani più piccoli o più grandi, e per non parlare poi del disturbo della percezione del corpo negli eating disorder, e in particolare nell'anoressia, che sarà una parte del racconto che vi farò quest'oggi. Negli ultimi anni, circa nel 2001, c'è uno studio di risonanza magnetica funzionale che dimostra che c'è un'area speciale per il corpo, ma non per il volto, nella corteccia occipito-temporale. Quindi un'area che risponde solamente quando si vedono mani, gambe, dorsi, piedi, ma non quando si vedono facce, non quando si vedono altri oggetti. E questa è stata un po' la prima evidenza della possibilità che la rappresentazione visiva del corpo occupasse uno spazio particolare nel cervello, qualcosa di specifico. E noi poi abbiamo descritto sostanzialmente anche disturbi della rappresentazione visiva del corpo in pazienti che avevano una lesione in quest'area, che è chiamata area extrastriata per il corpo, extrastriate body area, in cui sostanzialmente c'è una rappresentazione dei segmenti del corpo non facciali, da un punto di vista visivo, okay? Non somestesico, non propriocettivo, rappresentazione visiva del corpo. E anche per il corpo abbiamo visto evidenza di effetto di inversione, segno che del corpo noi facciamo un'elaborazione dell'insieme molto più veloce rispetto all'elaborazione dei singoli dettagli che facciamo per gli altri oggetti. Una strategia particolare per elaborare questo stimolo. E così abbiamo cominciato ad esplorare a che cosa serve quest'area qui, che cosa fa, perché abbiamo una rappresentazione visiva del corpo. Quando si tratta di rappresentazione visiva del volto è facile, noi riconosciamo le persone col volto, ma la mano delle persone difficilmente riusciamo a distinguerla. Ci sono stati degli studi che hanno visto che non riusciamo neanche a distinguere la nostra mano. Ok? Allora, perché ci deve essere un'area del cervello proprio dedicata a far percepire il corpo? E così abbiamo utilizzato la tecnica della stimolazione magnetica transcranica, che è una tecnica che va sostanzialmente ad alterare per brevissimo tempo l'attività del cervello sottostante. Quindi è come quando dici voglio vedere a che serve un pezzo di un motore, lo stacco e vedo il risultato, ok? Non parte, si ingolfa e così via. E la stessa cosa si fa con questa tecnica, altero brevemente l'attività del cervello e vedo che cosa succede. E abbiamo visto che quando andavamo ad alterare l'attività dell'area extrastriata per il corpo, le persone non riuscivano più a dire se queste due mani erano uguali o diverse, ok? Se appartenevano allo stesso individuo o meno. Invece non risultava alterata, vedete qui in questo grafico, la capacità di discriminare se parti di faccia erano uguali o diverse, oppure se parti di altri oggetti. E queste due mani, vedete, differiscono non per la postura, per il movimento, per l'azione, ma differiscono per quei dettagli morfologici delle parti del corpo che distinguono una persona dall'altra, ma che molto probabilmente ci fanno capire se quel corpo ci piace o meno, che sono collegate al giudizio estetico per il corpo, ok? La morfologia del corpo è fortemente legata a quella che è la bellezza del corpo, che è un tema assolutamente rilevante, lo vediamo nell'arte, lo vediamo nella moda, questa immagine qui, The Body, no? Ellie McPherson, una famosa modella di qualche anno fa, e lo vediamo nell'utilizzo del corpo nella scultura, nell'arte in generale, sia nel performing art, sia nell'arte più tradizionale. Per cui il giudizio estetico del corpo, a partire da rappresentazioni visive, è molto probabilmente uno dei legami più forti che ci fa passare dal volere un qualcosa per soddisfare bisogni primari, quindi il piacere del cibo, della cioccolata, di queste cose che attivano il sistema del reward, a un qualcosa che trascenda il volere qualcosa, ma che ci porta al like, quindi al piacere. Per cui quando noi vediamo un quadro di Picasso, non necessariamente ce lo vogliamo portare a casa. Ci piace, ma non lo vogliamo. Quando vogliamo una donna,
o un uomo, vediamo un corpo di una donna o di un uomo, magari qualche volta lo vogliamo, qualche volta vediamo Miss Italia, non perché vogliamo tutte le modelle che ci sono, ma perché ci piace guardare sostanzialmente. E quindi la bellezza del corpo diventa un link tra questi due sistemi che passano dal want, dal volere, appropriarsi di qualcosa, a piacere semplicemente, al giudizio estetico vero e proprio. E il giudizio estetico si basa su tutta una serie di aree, e qui vedete abbiamo fatto una rappresentazione in diversi colori, ovviamente le aree del circuito della ricompensa, del reward, circuiti mediali che ci portano a motivare la motivazione verso qualcosa, anche aree sensorimotorie, perché c'è tutta una visione filosofica per cui a noi il piacere di qualcosa è legato all'embodiment, immagino che Giovanni ne abbia parlato stamattina, no? All'incorporazione dei gesti dell'artista, di quello che viene rappresentato nell'opera d'arte, e ovviamente a tutte strutture visive che sono collegate alla percezione delle caratteristiche percettive di quello stimolo che poi porta a farcelo piacere. E uno degli ambiti in cui questa cosa qui è stata più studiata è quello della danza, okay? E probabilmente, diciamo, l'osservazione della danza è qualcosa di più scollegato alla sessualizzazione del corpo che uno possa immaginare. Quando guardo la ballerina non la guardo come un oggetto del want, ma la guardo come un oggetto del like. Mi piace vedere quel corpo che si muove in quel modo particolare, questo mi dà un senso estetico per nulla collegato al volere quella persona. E c'è tutta una serie di studi che ha dimostrato che il guardare dei movimenti di danza coinvolge delle strutture motorie che mi permettono di fare l'embodiment di quei movimenti che sto vedendo sul palco, ma anche di strutture visive. Manco a farla apposta in quell'area che abbiamo visto prima, l'area extrastriata per il corpo, quindi la rappresentazione proprio delle caratteristiche morfologiche del corpo. E questo, se parlate con i ballerini, ad esempio, loro dicono effettivamente è il bello della danza non è solo nel modo di muoversi, ma è anche nella conformazione del corpo. Ci sono dei piedi che hanno una conformazione tale che non ti permettono di mostrare un movimento di danza appetibile. Okay? E quindi questo dimostra appunto come nella bellezza del corpo, in questo caso della danza, abbiamo sia il movimento, il modo di muoversi, sia le caratteristiche morfologiche del corpo. E usando lo stesso approccio che vi ho descritto prima, noi siamo andati a stimolare quest'area extrastriata per il corpo, mentre i soggetti dovevano dire se queste posture di danza gli piacevano o meno, e abbiamo visto che dopo stimolazione dell'area extrastriata per il corpo, le persone non riuscivano più a capire se quelle posture di danza gli piacevano o meno. Nel grafico qui vedete come c'è un aumento sostanzialmente degli errori, della variabilità del giudizio estetico. Okay? Per cui i soggetti sostanzialmente quello che facevano non riuscivano più a capire se quella postura gli piaceva o meno. A differenza di quello che succedeva quando veniva stimolata un'area motoria, quindi legata all'embodiment, in cui i soggetti sostanzialmente diventavano un pochettino più accurati addirittura. Ma tralasciando quelle implicazioni sul termine di neuroestetica di questo dato, quello che volevo sottolinearvi è che quest'area che per il corpo sembra codificare le caratteristiche visive dei corpi umani per darne un giudizio estetico, per farci capire se ci piace o meno. E una delle dimensioni più importanti del corpo è la grassezza, quanto è magro e quanto è grasso il corpo, è una delle dimensioni estetiche più forti. E quindi quello che abbiamo fatto noi è prendere una serie di corpi di uomini e donne e le abbiamo variate per dimensioni di peso, e ci sono dei software abbastanza facili da usare in cui puoi dirgli fammi l'uomo con la panza da birra, l'uomo con non atletico e così via, e quindi a parità di tutte le altre caratteristiche tu puoi variare o la postura in movimento statica oppure le dimensioni del peso di questi modelli. E perché l'abbiamo fatto? Perché volevamo capire
come la variazione di queste dimensioni morfologiche del corpo portasse all'attività di quest'area extrastriata per il corpo di cui vi ho parlato, per cercare di capire che ruolo ha quest'area nel valutare quanto è bello un corpo grasso o un corpo magro. E capirete dove stavamo cercando di andare sostanzialmente. Se quest'area extrastriata per il corpo è coinvolta nel giudicare se un corpo grasso o un corpo magro sono belli o meno, è molto probabile che questa sia un'area target in quei disturbi della rappresentazione della dimensione fisica del corpo. E quello che abbiamo visto qua, sempre utilizzando lo stesso approccio, è che quando andavamo a stimolare l'area extrastriata per il corpo, c'era sostanzialmente una caduta del modo in cui le persone valutavano come bello il corpo osservato. Per cui, vedete, soprattutto per quanto riguarda il genere corrispondente al proprio. Per cui quando donne valutavano i corpi di donne, uomini valutavano i corpi di donna, quando noi stimolavamo sostanzialmente l'area extrastriata per il corpo, c'era una caduta del giudizio estetico. Proprio perché, soprattutto nel valutare gli elementi corrispondenti alle persone, diciamo, del proprio genere, molto probabilmente valutiamo determinati aspetti morfologici, determinati dettagli del corpo che ci portano ad attribuire poi un giudizio estetico al corpo stesso. E il tema che cercavamo di inseguire è che ruolo possa avere alterazioni funzionali o strutturali di quest'area extrastriata per il corpo nelle patologie della rappresentazione del corpo, in particolare nell'eating disorder, in cui si sa che c'è un disturbo della rappresentazione del corpo. E quando gli studiosi hanno messo le pazienti con anoressia nello scanner di risonanza magnetica funzionale e gli hanno presentato dei corpi con diverse variazioni, no, di peso, hanno visto che c'erano delle differenze tra soggetti di controllo e pazienti con anoressia nervosa. Per cui le pazienti con anoressia nervosa avevano delle alterazioni strutturali e funzionali esattamente nell'area extrastriata per il corpo. Per cui le pazienti con anoressia nervosa, quando osservano dei corpi, hanno un'attività del cervello che è diversa rispetto a quello che succede nei soggetti di controllo. Ok? E questo è stato un dato documentato con diverse metodiche di risonanza, sia da un punto di vista dell'attività, sia da un punto di vista del numero di neuroni presenti nell'area extrastriata per il corpo. E allora noi ci siamo detti: andiamo a vedere com'è la rappresentazione del corpo nell'anoressia nervosa. E io, da naif clinico, perché ho sempre fatto il ricercatore sperimentale, ho detto: adesso studio le anoressiche, gli presento dei task di rappresentazione del corpo che ho usato nei soggetti di controllo per studiare l'attività di IPE, e trovo che le pazienti con anoressia sono meno bravi a distinguere visivamente il corpo. E invece ho ottenuto questo. Guardate qui. La colonna nera sono le pazienti, la colonna bianca sono i controlli, e qui abbiamo l'accuratezza. E la colonna nera è più alta della colonna bianca. Non è vero che le pazienti con anoressia sono meno bravi a discriminare i dettagli morfologici del corpo. Sono più bravi dei controlli addirittura. Ok? E questa cosa un po', ovviamente, da naif mi ha sconvolto. Poi, parlando con i clinici, dicevo: ah beh, certo, perché sono ossessionati da quell'oggetto e quindi ne fanno uno scrutinio continuo. Allora ho detto: allora perché non si accorgono delle reali dimensioni del proprio corpo? Che cosa ha a che fare il disturbo della rappresentazione del corpo nell'anoressia nervosa con la percezione visiva del corpo? Quel risultato delle silhouette che loro si vedono spostate sul grasso, che cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che loro si vedono davvero grasse o no? Perché se sono così brave, com'è possibile? E allora poi abbiamo fatto un approfondimento di questo tema qui e abbiamo usato quello che vi ho descritto prima come l'effetto di inversione. Corpi capovolti o corpi a testa in su, che sembra una manipolazione, no, da topo di laboratorio, però è un indice abbastanza importante della nostra capacità di vedere le elaborazioni configurali, di fare un'elaborazione configurale del corpo, cioè l'insieme, la relazione tra le parti piuttosto che il gomito che spunta sulla mano. Ci siamo? Il singolo dettaglio, che invece era più importante nell'altro task che abbiamo fatto, nell'altro compito.
Abbiamo fatto la stessa cosa sia per il corpo, per la faccia e per gli oggetti. Abbiamo scelto la moto in questo caso. E quello che vi fanno vedere i grafici è che per quanto riguarda le facce, sia le pazienti con anoressia che i controlli hanno una maggiore accuratezza per le facce a testa in su rispetto alle facce a testa in giù. E questo è il classico effetto di inversione. Quindi le pazienti con anoressia fanno l'elaborazione configurale del volto, ma non fanno l'elaborazione configurale del corpo. Sul corpo non riescono ad elaborare le relazioni tra le parti, riescono solamente a rappresentarsi i singoli dettagli. Ne fanno una versione, un'analisi molto dettagliata, un'elaborazione analitica anche migliore dei controlli, ma non riescono a rappresentarsi l'insieme. E questo è un dato importante, considerato che le diverse aree per il corpo nella corteccia occipito-temporale hanno un gradiente tra elaborazione analitica ed elaborazione configurale. Per cui sembra che la connettività tra aree che fanno i dettagli e aree che fanno la configurazione sia alterata in questi pazienti. E questo è proprio un dato poi reale, nel senso di studio di connettività tra queste aree. Per cui una diversa organizzazione di aree che fanno l'elaborazione configurale, l'elaborazione analitica del corpo, potrebbe spiegare quello che è il problema fondamentale che si pongono le teorie femministe, diciamo, dell'anoressia nervosa, no? Il fatto che esiste l'anoressia perché ci sono le modelle magre. Quindi è colpa della società, degli ideali. E il problema è perché io non ho questo problema, la maggior parte delle persone non arriva a quel livello estremo, no, di dispercezione corporea, e invece le pazienti con anoressia sì. Dovremmo trovare qual è la causa che predispone all'influenza dei modelli di estrema magrezza che ci sono, che pure hanno un'influenza, ma non uguale in tutti. E abbiamo immaginato che una delle cause potrebbe essere una diversa elaborazione visiva del corpo. Pazienti, persone che partono con un'elaborazione particolare, diversa da un punto di vista visivo del corpo umano, potrebbero essere maggiormente suscettibili ai modelli di estrema magrezza. E così abbiamo cercato di utilizzare un paradigma sperimentale che dimostra gli effetti dei media sulla rappresentazione del corpo, e che consiste sostanzialmente nel presentare delle persone o a dei modelli ingrassati o a dei modelli dimagriti, e poi fargli valutare dei corpi di diversa grassezza, e si va a capire sostanzialmente qual è il modello che viene giudicato più normale o più attraente. Beh, quello che si vede è che dopo l'esposizione a un corpo grasso le persone tendono a giudicare più normale, più attraente un corpo un pochettino più grasso rispetto a prima, ok? E viceversa in seguito ad esposizione ad un corpo magro. E quindi questo spiega sostanzialmente come l'esposizione a modelli di estrema magrezza porti poi ad un cambiamento di qual è il corpo che noi riteniamo bello. E lo vediamo nei secoli, nell'arte, lo vediamo continuamente adesso. Pensate alla bottiglia di Coca-Cola, tra l'altro, no? Come è diventata più snella nel tempo. Tutto sta diventando più snello, anche la bottiglia della Coca-Cola. Se lo vedete, negli anni 50 era più formosa, adesso sta diventando più snella. Ed è una cosa curiosa, perché vuol dire che ci stanno proponendo dei modelli diversi, oppure stanno inseguendo dei modelli differenti, no? Per vendere di più, non lo sappiamo. Però sicuramente i media hanno un'influenza. Il problema è capire qual è il meccanismo percettivo che porta a questa influenza, ok? E ci sono due interpretazioni. Un primo modello, da un punto di vista della psicologia sperimentale, è quello che quando tu guardi un corpo magro, dopo un po' di tempo, o uno stimolo magro di qualsiasi tipo, dopo un po' gli stimoli che vengono presentati dopo ti sembrano più grossi. Ed è un meccanismo percettivo di after effect. Se voi guardate una parete verde, la guardate attentamente, dopo guardate una parete bianca e vi sembra più rossa. Ok? Va sul colore opposto. Questo è un meccanismo percettivo di base che cambia le nostre aree, il modo in cui ci rappresentiamo le nostre aree percettive.
Un altro meccanismo è invece quello del fatto che, poiché le facce e i corpi sono rappresentati attraverso l'analisi configurale, noi ce li confrontiamo ad un template, ad un modello che abbiamo in testa di come deve essere un corpo, di come deve essere un volto. E quanto più vicino è l'esemplare che abbiamo davanti a questo template, tanto più ci piace. Okay? Per cui dopo che siamo stati esposti ad un corpo grasso, quando vediamo un altro stimolo più grasso, ci sembra più simile al template che abbiamo aggiornato dopo esposizione al corpo grasso e quindi ci piace di più. Invece, se siamo esposti continuamente a corpi magri, 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 dopo vediamo un corpo più grasso e ci sembra così lontano da questo nostro ideale, se lo vogliamo chiamare. Però sono due meccanismi diversi questi qua, che hanno delle previsioni diverse, nel senso che possono portare a delle alterazioni di differente entità sul modo in cui ci piacciono i corpi grassi o i corpi magri. Ok? Perché? Perché se è vero il primo meccanismo percettivo, che io sono esposto a corpi grassi, dopo gli altri corpi mi sembrano più magri, giusto? E quindi gli altri corpi mi dovrebbero piacere di più, dopo. Perché sia i corpi magri che i corpi grassi sembrano più magri e quindi mi piacciono di più. Ci siete? Io guardo un corpo grasso, 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 mi metto lì per un'ora, tipo in una riabilitazione, non lo so, dopo guardo il mondo esterno e dico come mi sembri magro oggi, anche se sono un ciccione o così via. Ci siete? Perché è un meccanismo percettivo. Dopo aver visto un corpo grasso, gli altri corpi mi sembrano più magri. Invece, nel caso del cambiamento di ideale, quello che cambia dovrebbe essere solamente quello che è simile a quello a cui sono stato esposto. Cioè, dopo che sono stato esposto a un corpo grasso, mi piacciono di più i corpi grassi, ma mi piacciono di meno i corpi magri. Ok? Mentre prima mi dovrebbero piacere di più. Com'è? No, sono due meccanismi diversi, no? Nel primo caso è un meccanismo percettivo, per cui io dopo che vedo un corpo grasso per tanto tempo, gli altri corpi mi sembrano più magri e quindi mi piacciono di più in generale, tutti i corpi, sia quelli grassi che quelli magri. Okay? Invece, nel caso dell'ideale di bellezza, dopo che io sono stato esposto a corpi grassi, mi dovrebbero piacere di più i corpi grassi e di meno i corpi magri, perché il corpo grasso è diventato il mio ideale di bellezza. Quindi sono due meccanismi diversi che sono stati dimostrati, però uno riguarda solamente stimoli percettivi e riguarda tutti gli oggetti, la sedia, no? Il colore delle pareti, quello. L'altro invece è più specifico per il corpo e per il volto, perché è più collegato all'elaborazione della configurazione, all'elaborazione configurale. E però non si sapeva bene qual è di questi due meccanismi che potrebbe spiegare l'influenza dei media. Ok? E così noi abbiamo fatto un paradigma, senza andare troppo nei dettagli, che cercava di semplicemente di dire: ti piacciono di più i corpi grassi, i corpi magri o tutti e due dopo l'esposizione a corpi grassi? Ok? E quello che abbiamo visto in soggetti di controllo e confrontando quello che succedeva dopo i pazienti, dopo esposizione a corpi grassi, a corpi magri e a corpi misti, abbiamo visto che per quanto riguarda i controlli, dopo esposizione a corpi grassi, i soggetti giudicavano come più belli i corpi grassi, mentre non cambiava nulla per quanto riguarda i corpi magri. Paradossalmente, nelle pazienti, dopo esposizione a corpi grassi, gli piacevano di più sia i corpi grassi sia i corpi magri. Ok? Quindi che cosa vuol dire rispetto a quello che ci siamo detti prima? Che nelle pazienti sembra più essere il primo meccanismo, no? Quello percettivo di base a spiegare l'influenza dei media. Invece per i controlli potrebbe essere il secondo meccanismo o un po' tutte e due. Che, ok? Tutti e due i meccanismi. La stessa cosa l'abbiamo vista in pazienti adolescenti, confrontati con adolescenti. Vedete, dopo esposizione a corpi grassi aumenta il giudizio estetico dei corpi grassi, ma anche il giudizio estetico dei corpi magri. Gli piace di tutti i corpi di più. Invece per i soggetti di controllo
Questo avveniva solamente per i corpi grassi, quasi come se fosse cambiato il loro template, il loro modello di corpo. Quindi questo ci ha portato un pochettino ad immaginare che nei pazienti con anoressia nervosa fosse intatto un meccanismo di adattamento percettivo, per cui loro dopo presentazione a corpi grassi vedono tutti gli altri corpi più magri e quindi gli piacciono di più. Ci siete? Invece dopo presentazione di corpi magri vedono tutti i corpi in generale più grassi e quindi gli piacciono di meno. Ed infatti nelle pazienti con anoressia hanno un livello di giudizio estetico del corpo in generale molto più basso. Hanno un terrore del grasso, però in generale non è che gli altri corpi gli piacciono tantissimo rispetto ai soggetti di controllo, ok? Questo meccanismo che c'è anche nei soggetti di controllo viene compensato da un altro meccanismo, che è quello del cambiamento dell'ideale di bellezza del corpo, e quindi la Barbie, no? Come la nostra Barbie. Per cui dopo esposizione a corpi grassi il mostro ideale di bellezza diventa più grasso, e quindi corpi che sono più simili a questo ideale più grasso ci piacciono di più. Ci siete? Invece dopo esposizione alle Barbie magre, no? Alle modelle magre, il nostro ideale di bellezza diventa sempre più magro, per cui i corpi che si discostino da questo ci piacciono di meno. Il corpo tende a diventare sempre più magro. Questo, che cosa succede? Che la maggior parte dei corpi che noi vediamo non è quello di Naomi Campbell o di queste modelle, no, magre così. La maggior parte dei corpi sono quelli come il mio, bello un po' pienotto e così via. Per cui tendenzialmente questo ideale di bellezza, questa familiarità, questo meccanismo per cui ciò che è familiare ci piace di più, dovrebbe compensare qualsiasi forma di adattamento nei media, di esposizione nei media. Molto probabilmente però le pazienti con anoressia non sono in grado di fare un update, un aggiornamento di questo ideale di bellezza, che magari è rimasto alle esperienze in età precoce, in adolescenza, questo non spiegherebbe, no? In cui i corpi hanno determinate caratteristiche fisiche di estrema magrezza, ma non riescono ad aggiornarlo, rimangono intrappolate in una rappresentazione ideale del corpo che, a seguito magari di un disturbo di elaborazione configurale dei corpi umani, a seguito di una sorta di rigidità generale del loro modo di procedere, non riescono a fare questo aggiornamento. Per cui, paradossalmente, se io li presento corpi grassi, molto probabilmente alle pazienti gli piaceranno ancora di più i corpi magri, sempre più magri. Per cui semplicemente a dire abituo i pazienti alla presentazione di corpi grassi non necessariamente magari funzionerebbe, ok? Proprio perché ci possono essere meccanismi diversi rispetto alla situazione di controllo, ma ci possono essere anche dimensioni del corpo che sono diverse. Per cui il corpo non è solo il corpo percepito, ma è anche il corpo sentito. Per cui il tentativo che abbiamo fatto è di avvicinarci ancora un pochettino di più a quello che è il dato clinico. Se io gli dico alle pazienti, tu come sei? Loro ti dicono che ti scelgono la silhouette più grassa. E l'abbiamo fatto in collaborazione usando un sistema messo a punto da Emanuele Mian di Trieste e Gerbino per valutare sostanzialmente le rappresentazioni del corpo multiple dei soggetti, passando a questo punto al proprio corpo. E quindi questo è un software che ti fa una foto e riesce a modulare, okay, le tue, il tuo corpo, cambiando la dimensione in termini di più magro o più grasso, senza alterare lo sfondo e gli altri dettagli, quindi in maniera realistica, ok? Per cui il soggetto gli viene presentata o questo estremo, quest'altro estremo, e dice vai indietro finché non raggiungi qual è la dimensione reale del tuo corpo. Rispondendo a una serie di domande che può essere come ti vedi, come ti senti, come ti vedono gli altri e come vorresti essere. Okay? Quattro componenti della rappresentazione corporea. E quello che si vede qui
è il grado di distorsione, no? In negativo o in positivo, che i soggetti fanno alle quattro domande: percettivo, come ti vedi, come ti vedono gli altri, come ti senti e come vorresti essere. Che cosa succede? Che abbiamo sostanzialmente un leggero bias a vedersi più grassi, qui parliamo in questo caso di popolazione di controllo, ma il problema grosso è che gli altri mi vedono un po' più magro di come in realtà non sia, ok? E soprattutto io vorrei essere molto più magra di come in realtà non sia, per cui c'è questa discrepanza tra come mi vedo e come vorrei essere, e anche come mi vedono gli altri, i feedback che ricevo dagli altri. E quindi c'è una discrepanza anche in quella che possiamo chiamare l'intersoggettività del corpo. Il corpo non è solo come lo vedo io, il mio corpo, ma il corpo assume un ruolo importante nell'oggettivizzazione, no, del corpo, cioè come gli altri lo vedono. E c'è questa discrepanza che contribuisce a quella che è l'insoddisfazione del corpo, che è già molto fortemente spinta dalla differenza che c'è tra la dimensione ideale e la dimensione reale del proprio corpo. Confrontando controlli con pazienti, ancora una volta da naif io mi sarei aspettato un'alterazione della dimensione percettiva, che in realtà non c'è più di tanto. Il bias più o meno c'è in tutte e due. Leggermente forse più grande nei pazienti per quanto riguarda la dimensione come ti vedi, ma soprattutto vedete come la differenza più sostanziale sia nella dimensione metacognitiva, cioè come ti vedono gli altri. Le pazienti con anoressia dicono: mi vedono molto più magra di come in realtà non sia. Mentre, per quanto riguarda i controlli, la discrepanza che c'è tra la dimensione percettiva e la dimensione metacognitiva è molto più ridotta. E questo è curioso, no? Perché effettivamente ci sono degli studi che hanno dimostrato che se io chiedo a un paziente con anoressia di valutare quanto è bello il tuo corpo, loro sono più accurati a predire come sarebbero giudicati da altre persone rispetto a un soggetto di controllo. Ci siete? Cioè, un paziente con anoressia dice: gli altri secondo me mi valuterebbero 4. Poi gli dico a un gruppo, a voi: come valutereste questa persona? 4. Se dico a un soggetto di controllo: gli altri come ti valuterebbero? Mi valuterebbero 8. Poi lo chiedo ai soggetti reali: 5 scarso. Ok? Per cui entriamo in quello che sono i self-serving bias. Cioè, il problema vero probabilmente non è in come ci vediamo, come ci percepiamo a livello di corpo, ma come ce lo rappresentiamo sia noi sia a livello metacognitivo, come se lo rappresentano gli altri. Per cui, no, questa vignetta che dimostra sostanzialmente come noi maschietti ci guardiamo allo specchio e ci vediamo muscolosi, così in realtà abbiamo la panza che cade, e invece le donne una piccola curvatura tendono a vederla più come più grossa. Per cui molto probabilmente quello che succede nell'anoressica non è un problema nel modo in cui si percepiscono realmente, ma è un problema di perdita di questo self-serving bias che le porta a vedersi un po' meglio di come non siamo, di come in realtà non siano. Quindi quasi una maggiore oggettività della rappresentazione, un'analisi più dettagliata di come è il loro corpo, che nei soggetti di controllo si perde all'interno della configurazione. Invece nelle pazienti con anoressia tende ad essere ancora più accurato. E ancora una volta, cosa possiamo fare? L'esposizione a corpi grassi e a corpi magri, come cambia la rappresentazione del proprio corpo nell'anoressia? Abbiamo visto che se sono esposto a corpi grassi, le pazienti con anoressia, a differenza dei controlli, non cambiano solamente il modo in cui apprezzano i corpi grassi, ma cambiano anche il modo in cui apprezzano i corpi magri. Se andiamo a fare queste quattro dimensioni, percettivo, metacognitivo, affettivo e optativo della dimensione del corpo, che cosa cambia dopo esposizione a corpi grassi? E qui vedete sostanzialmente che nei soggetti di controllo il cambiamento è minimo. Cioè, dopo esposizione a corpi grassi non cambia tanto come si vedono, non è come vorrebbero essere e così via. Cambia invece tantissimo nelle pazienti con anoressia, tantissimo, in modo significativo, perché la distorsione aumenta ancora di più,
dopo esposizione a corpi grassi, la distorsione percettiva, tendono sostanzialmente a vedersi ancora più grasse da un punto di vista percettivo e tendono a volersi vedere ancora, a volersi vedere ancora più magre. Ok? Un meccanismo, un qualcosa che non si presenta invece nei controlli. Dopo esposizione a modelle di estrema magrezza, vedete come entrambi diminuiscono sostanzialmente per quanto riguarda l'optativo. Cioè, se io sono esposto a corpi di estrema magrezza, tende a piacermi di più il corpo estremamente magro, ok? Però per quanto riguarda l'esposizione a corpi grassi abbiamo una risposta completamente diversa nelle pazienti rispetto ai controlli. Segno che c'è un meccanismo diverso e magari delle alterazioni in aree diverse del cervello che sono coinvolte sia nella rappresentazione di come vedo il corpo degli altri, di come vedo il mio corpo, ma anche in rappresentazioni metacognitive, cioè di come mi rappresento che gli altri mi vedano. E abbiamo visto essere questo un aspetto particolarmente deficitario nei pazienti, nelle pazienti con anoressia. Le pazienti hanno un disturbo particolare nel rappresentarsi in modo realistico come gli altri le vedono. E così, quello tornando, no, da dove siamo partiti, siamo andati a stimolare queste due aree importanti per la percezione visiva del corpo, l'area extrastriata per il corpo e TPJ, che è un'area generalmente coinvolta nel perspective taking, nell'assumere la prospettiva degli altri, sia fisica che cognitiva. Per intenderci, questa è l'area che quando viene stimolata induce le out-of-body experience, l'esperienza di uscita dal corpo, ma è anche l'area coinvolta nella teoria della mente cognitiva, ok, nei compiti alla Baron Cohen. Quindi quelli di capire che gli altri hanno delle informazioni diverse dalle proprie, delle credenze diverse dalle proprie. Quindi è un'area generalmente coinvolta nell'assunzione della prospettiva fisica o cognitiva degli altri. E abbiamo cercato di capire che cosa succedeva sulle componenti soggettive e intersoggettive della rappresentazione del corpo dopo stimolazione di queste due aree. E quello che abbiamo visto è che la stimolazione dell'area extrastriata del corpo alterava il modo in cui le persone, i soggetti, rappresentavano il corpo dell'altro. Ok? Sia per quanto riguarda il modo in cui loro lo vedevano, sia per come si rappresentavano gli altri per come veniva visto dagli altri. Ok? Quindi quando si doveva valutare il corpo delle persone, la stimolazione dell'area extrastriata per il corpo alterava la stima della dimensione del corpo. Mentre per quanto riguarda l'area temporale, la giunzione temporoparietale, vedete come l'alterazione avveniva solamente quando il soggetto doveva assumere la prospettiva dell'altro, cioè doveva giudicare come l'altro vedeva il proprio corpo o il corpo proprio. Per cui componente percettiva e componente metacognitiva della rappresentazione del corpo in questa natura intersoggettiva della rappresentazione, per cui ciò che conta non è solo come io mi vedo ma anche come penso che gli altri mi vedano, queste due aree coinvolte nella percezione visiva e nell'assunzione della prospettiva altrui possono giocare un ruolo importante, che spiegano anche il perché nelle pazienti con anoressia sempre di più siano descritti non solo problemi percettivi, no, di dispercezione affettivi nei confronti del corpo, ma problemi proprio di comprensione sociale. Per cui c'è questa associazione sempre più frequente tra anoressia nelle donne e autismo nell'uomo. Ok? Perché la componente, questa capacità di assumere una prospettiva altra, sembra essere quello che può essere deficitario in entrambi questi elementi, solo che si focalizza su comportamenti o su rappresentazioni fisiche del corpo. Per cui distorsioni a queste aree possono portare a disturbi della rappresentazione percettiva e metacognitiva del corpo che andrebbero un pochettino, questo è il messaggio finale, esplorati un po' al di là del test clinico. Proprio perché quando andiamo a studiare i meccanismi vediamo che non sempre le due cose vanno di pari passo, per cui di sicuro la paziente non sceglie la silhouette più grassa per rappresentare il proprio corpo perché si vede così,
ma probabilmente perché ha una rappresentazione di se stessa alterata, non tanto una percezione di se stessa. E concludo qui ringraziando le varie persone, in particolare Valentina Cazzato e Sonia Mele, che hanno contribuito a questi studi che ho cercato di presentarvi e spero possano esservi stati utili. Grazie della vostra attenzione.